le 7 razze di cani più antiche del mondo. Numero 7. Akita Inu. L'Akita Inu viene dal Giappone, dalla regione di Akita situata sull'isola di Honshu. I loro antenati erano usati per cacciare gli orsi e per accompagnare i guerrieri in combattimento. Quelli erano di taglia media, di tipo spitz, e si chiamavano Akita Mataji. Nel XVII secolo iniziarono ad essere usati nei combattimenti di cani e furono incrociati con mastini e tosa, in modo da creare una razza più forte e resistente, aumentando così le dimensioni dell'Akita. È un cane grande e robusto, ben muscoloso, con un corpo forte e ben proporzionato. Elegante e maestoso, può pesare tra i 34 e i 53 kg, con le femmine leggermente più piccole dei maschi. Ma oltre alla taglia, entrambi i sessi differiscono notevolmente grazie alle caratteristiche chiaramente femminili delle femmine e alle caratteristiche maschili dei maschi. L'Akita Inu è un cane onesto, coraggioso e intelligente. È di carattere alquanto impetuoso e indipendente, quindi non è un cane particolarmente docile, anche se con una solida educazione può adattarsi perfettamente alla vita familiare. Numero 6. Levriero afghano. È innegabile la spettacolarità dei cani afghano Hound, caratterizzati da un pelo liscio e lungo. Ma la sua attrattiva non deve far dimenticare il suo carattere forte, che non lo rende adatto a nessuno. Quello che si sa per certo è che la sua occupazione era la caccia alla grossa selvaggina, anche se è chiaro che nel suo sviluppo è stata data grande importanza all'estetica. Oggi è ancora un cane da caccia, ma lo si può trovare anche come cane da difesa o da compagnia. Non si sa come sia arrivato in Afghanistan, un paese dove si trovano fino a 3 varietà di levriero afghano. La sua bellezza e l'aspetto sofisticato lo resero alla moda e ne portarono la diffusione in tutto il mondo, quasi come accessorio. Nel suo paese continua a mantenersi come cacciatore di lupi, volpi e si occupa di proteggere i greggi di pecore e capre. È molto importante che acquisiscano un'obbedienza di base, viste le notevoli dimensioni che raggiungono da adulti. Pertanto, se ci troviamo con difficoltà di apprendimento, dovremo chiedere aiuto a un educatore cinofilo. Devi iniziare a educarlo il prima possibile e fornirgli una buona formazione. Numero 5. Borzoi russo. La razza del cane Borzoi fa parte della storia e della cultura nazionale della Russia. Tuttavia, il fatto che la sua origine fosse strettamente correlata agli zar quasi pone fine alla razza, poiché dopo la caduta della monarchia zarista i Borzoi erano praticamente estinti. Si stima che sia stato sviluppato più di 9 secoli fa. Notiamo che le femmine sono leggermente più lunghe dei maschi, ma entrambi hanno ossa forti senza essere massicce. Non è facile determinare il carattere dei cani Borzoi, ma in generale possiamo stabilire che si tratta di un cane equilibrato e calmo. Anche così, l'educazione fornita dal proprietario finirà per formare il carattere di ogni individuo specifico, che può essere molto variabile. Dobbiamo anche sapere che a causa del suo passato di cane da caccia, il Borzoi può avere una reazione rapida e impetuosa in determinate situazioni. Nonostante possano essere riservati e sospettosi verso gli estranei, nel nucleo familiare sono cani che formano un legame molto stretto con i loro padroni. Tuttavia, il loro rapporto con altre persone, animali e ambienti dipenderà direttamente dalla loro fase di socializzazione, in cui il proprietario deve impegnarsi per offrire loro esperienze positive e variegate. Possono adattarsi a tutti i tipi di famiglie, ma tendono ad adattarsi meglio a persone esperte nella proprietà di cani che hanno uno stile di vita proattivo e indipendente, poiché i Borzoi non si distinguono per essere cani particolarmente attaccati, ma piuttosto mostrano un carattere davvero unico. Numero 4. Bassegni. I Bassegni furono probabilmente creati per essere cani da compagnia dei faraoni, e ci sono ritratti di Bassegni nelle piramidi egizie. Nel corso del tempo, la razza si è spostata nell'Africa centrale, dove è stata utilizzata per uccidere i topi dai denti lunghi della regione del Congo. Questi grandi e feroci topi erano una vera minaccia per il bestiame dei nativi, rendendo un buon cane da caccia essenziale per la sopravvivenza. L'Occidente non conosceva questa razza fino all'epoca vittoriana, quando i primi esploratori africani notarono un cane che non abbaiava. Questi cani sono unici in quanto non abbaiano, ma emettono ululati simili ai yodel quando si innervosiscono. Questa razza vigile, indipendente, autosufficiente e praticamente inodore è molto simile a un gatto,
che questi cani sono stati persino visti arrampicarsi su alberi e recinzioni come felini. È affettuoso con i suoi cari, ma tende a essere distante con gli estranei. Basenis spesso si scontrano con altri cani, quindi la socializzazione in tenera età è essenziale. Numero 3. Xoloitz Quintle. Lo Xoloitz Quintle è una razza di cane praticamente glabra originaria del Messico. È una razza endemica di questo paese e ha uno stretto rapporto con la cultura azteca. La sua popolarità non è molto alta, perché la sua mancanza di pelliccia è qualcosa di scioccante per alcune persone, ma per altre, e soprattutto tra gli allevatori di Xolo, ogni esemplare è molto prezioso e prezioso, raggiungendo il valore di un pedigree Xoloitz Quintle che va dai $2000, anche per il suo immenso valore storico, culturale, biologico e la sua relativa scarsità rispetto alle altre razze. Questo cane naturale del Messico è una razza molto antica, che ha origine, secondo alcuni calcoli, più di 3000 anni fa. Nella mitologia azteca, si credeva che gli Xoloitz Quintles accompagnassero le anime dei defunti quando si recavano a Mictlan, il mondo sotterraneo, quindi venivano sacrificati e sepolti insieme ai morti che avrebbero dovuto guidare. Alcune culture precolombiane adottarono questo cane, altre preferivano consumarne la carne come piatto. Sebbene sia stato esposto in concorsi di bellezza canina negli Stati Uniti dal 1883 e accettato nelle federazioni più rispettate, non ha ottenuto una grande accettazione popolare. A metà del XX secolo, la sua popolarità è riemersa in Messico, dove è stato ammesso a molte federazioni canine messicane. Numero 2. L'evriero persiano, è un cane da caccia del deserto allevato dai beduini per migliaia di anni per fornire loro cibo. In un sito archeologico nella città mesopotamica di Tepe Gavra, nel nord dell'Iraq, hanno trovato un teschio di saluchi risalente almeno al 3500 a.C. Come con la maggior parte dei levrieri, il saluchi è riservato agli estranei poiché a volte è distante anche con persone che hanno familiarità con lui. Questo cane altamente indipendente ha una presenza maestosa, ma può essere estremamente sensibile e nervoso. Non gli piace essere lasciato solo e può diventare molto irrequieto se trascorre molto tempo separato dalla sua famiglia. Con i suoi cari, di solito è molto affettuoso. Questo levriero ha bisogno di 2 ore o più di esercizio quotidiano e corre anche senza guinzaglio. Da grande velocista qual è, ha bisogno di correre in ambienti sicuri dove non può farsi male se corre dietro a uno scoiattolo o a un coniglio. È essenziale che impari perfettamente a venire quando viene chiamato. Quando non si esercita, il saluchi è generalmente calmo e rilassato a casa. Numero 1. Charlie Pay. Questo incrocio tra il mastino inglese e altre razze nordiche è vecchio di secoli. La lingua blu è una caratteristica che condivide con il Shapshav, una razza con la quale è imparentato con il sangue. All'inizio, il Sharpei era considerato una prelibatezza in Cina e il divieto di usarli come animali domestici in questo paese ha quasi portato all'estinzione della razza. Fortunatamente, un allevatore interessato a questi cani è riuscito a suscitare l'interesse del mondo occidentale per questa razza e l'ha salvata dall'estinzione. Quando i Sharpei giunsero per la prima volta in Occidente negli anni 70, erano considerati la specie più rara al mondo. I cani ben socializzati di questa razza sono animali domestici dati alle loro famiglie. Sono fedeli, giocherelloni e attivi, ma possono anche essere testardi e territoriali se non adeguatamente addestrati come cuccioli.